di rientrare nel forte Farran. Anzi, già che ci sono, questo togliamo, so che intanto mi serve un cazzo di entrare, non rientrare. Oh, ma salve. No, salve a voi. No, no, io risetto la zona. Io risetto la zona. Siete una bella ronda molto utile. Che ne dite di andare a ammazzare qualcun altro? No, vuole ammazzare per forza me. Dai, eri così bello. Eri così utile piuttosto. Invece sei così stronzo. Bello che questo qui è potentissimo, però perde. Perde contro tanti tipi. Più che giusto poi, non è che... Vabbè. E mi continuano a droppare roba per online. Cioè per online. Sì. La lingua è il premio per aver battuto uno che è invaso, se non mi sbaglio, giusto? Prova dell'uccisione di un portatore della pace da parte di un invasore. Esatto. Quindi probabilmente per andare avanti nella quest del signorotto che dell'NPC sopra il trono, andate a fanculo voi con quel clacson, devi per forza uccidere questi tipi. Intanto facciamo che la ronda si incontra, io sto qui, mi faccio i cazzi miei. Ok, a quanto pare vincono loro. Non so per quale motivo prima hanno vinto gli altri. Sarà per un puro caso. È arrivato il momento di aprire questa porta paurosa. C'è qualcuno che combatte qua dentro. Cioè, dai rumori è quello. Ma chi è che combatte? E che boss c'è qua dentro? Perché c'è un boss. Dai, è palese che c'è un boss. Ho fatto mezzo passo in avanti. Mezzo passo in avanti. No, vabbè, io devo... Ah, eccoli lì. Salve. Immagino che non muore. È lì che ride, anzi. Hai tentato, eh? Questa è un'arena. Non mi stai guardando con quegli occhi, vero? Fatemi vedere gli occhi. È incazzato. È incazzato nero e ha voglia. Ha sete di sangue. Ha un'arma magnifica. Guardiani dell'abisso. Dimmi che è un'arma doppia. È un dual wielding con spada e pugnale. Ma non hai vita. Quindi non sei l'unico. Non sei l'unico. È l'unica possibilità. Però io voglio quell'arma. Fai in modo che la tua anima... Oh cazzo, si è ripreso. Si è ripreso, amici. L'ho visto. L'ho visto. L'ho visto. Si è fatto un cazzo l'amico. Aia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 
combattono tra di loro. Culo. No! No, che cazzo stai a fare? Ok, no. Cioè, combattono tra di loro. Per modo di dire. I cattivi combattono, ma non tra di loro due. Sto continuando a evitare. Ok, uno è morto. Ma non era il boss, è lui il boss. È il boss perché è quello più forte? Oh, cazzo, occhi rossi. Ok, si combattono a vicenda. Qui c'è lore pura, ma non so per quale motivo si combattono. Oh cazzo, no. Siete impazziti? Qualcosa del genere? Io continuo ad attaccare il boss. Ok, è morto. Più o meno, mi sa che c'è una seconda ondata, ho paura. Guarda l'esercito di cadaveri. Mo si risvegliano tutti. Porca troia, mi sembrava troppo facile.
cosa sta succedendo. No. È quello che ho appena ucciso. Aia. È rinato. Ah no, è il signore del tizzone. Lui è il signore dei tizzoni, quindi lo devo risconfiggere così? O farà la pace? Col cazzo che la fa la pace. Sta dicendo questo. Anzi, è più incazzato di prima. Signore dei tizzoni, anche gli occhi rossi. Devi stare calmino. Siamo lì lontano. Lontano non è abbastanza. Lontano non è abbastanza. Stiamo lì vicino allora. No, mi fa anche danni da fuoco. Non lo posso proteggermi. Che cazzo devo fare? Rotola. Ma non sai che cazzo fare tu, rotola di continuo. Rotola, rotola, rotola. Rotola, rotola. Rotola ancora. Appena vedi. Fortunatamente i suoi attacchi sono abbastanza prevedibili. Però non ho il tempo di attaccare. Più o meno. Ha comunque un mezzo secondo prima di attaccare. E finché i suoi attacchi sono tutti così. Ok. No, cazzo, devo dribblare a sinistra. Sono morto. Cazzo. No. Continua a rotolare. Fottitene se ti segue. Vedi. E rotola. Che affondo. Ma è fantastica sta arma. Non penso che me la dropperà mai. Sai che è possibile prenderla con l'anima, altro che dropparla. Mi sa che mi droppa piuttosto il dual winding. Ma c'ha ancora il pugnale? Oh! Io mi sto cagando sotto troppissimo. Ah, l'ha fatto un attacco di pugnale, l'avete visto, cazzarola? Mi ha preso il fuoco. Appena ho l'occasione mi devo curare. Ora. Col cazzo! Ho ancora due Estus. Non distrarti, bevi. Anche il pugnale è infuocato. Questo attacco è triplo, devo contarlo. Io lo conto come secondo. Guarda. E mi sono incastrato, sono morto raga, non gli ho fatto niente, ho finito l'Estus. E il fuoco mi ha fatto male. Ho combattuto codardamente e l'ho pagata. Le voglio ste frecce avvelenate, datemele! Sarebbero utilissime, ma non le trovo ancora, non le vendete. Allora, secondo tentativo. Intanto mi sono ricordato che avevo anche questa. Vediamo, che così mi serve la per una volta. Senza consumare Estus. Non so se starà combattendo contro l'altro tipo. Non penso, esatto. Mi attacca subito, Ha una voglia di attaccarmi, cazzo. Ma gli attacchi sono uguali. Il problema è che il fuoco è molto rompicoglioni. Qui devo sfruttare gli altri tipi. Appena risorgono, ad esempio, qui ce n'è uno. No, ne ho sentito uno là. Ma le mie anime, raga. Le mie anime, cioè, dobbiamo prenderlo. Attaccano tutte e due me, questo è il problema. Che non capisco. Ma attaccate sempre tutte e due me o prima o poi vi combattete a vicenda?
Forse si devono attaccare, tipo. Ah no, quelli con gli occhi rossi. Quelli con gli occhi rossi attaccano. Mi aiutano. Devo tenere in vita quelli con gli occhi rossi. No, bello. Combatti con quello. Mi è comparso un altro. No. Non ha gli occhi rossi, quindi devo... Non so se lo attacco. Ok, ne è comparso un altro da dietro. Ok ragazzi, combattete tra di voi. Io uso l'ultima guarigione. Anzi, ne uso un'altra ancora. E sfruttiamo il momento per ucciderlo. Ok, scompare anche l'altro, fantastico. Devo provarci. Ah, si stordisce. Sì, ma ragazzi. Lui è tipo velocissimo. E pericolosissimo a quanto pare. No. Evitala, bevi. Evitala. Ok, addosso. Mi ha assordito. Via. Se lo attacco meno codardicamente, posso anche fargli qualcosa, ma... Questo è da attaccare da vicino, ma fa paura come non so cosa. Oh, backstab. Allora, vai. Sì. Se ci vai di violenza... Tizzone di un signore. Tizzone di un signore. Se gli vai più violento, lo stanni. Lo stanni ed è utilissimo. Non so perché io finora non l'avevo fatto. Paura. Lo vedi? Lì c'è qualcosa davanti. Lo vedi che ti attacca e fa veramente paura, ragazzi. Cioè. Codardia, ma mi tiene vito a volte. Ah, proprio così. Senza se, senza ma, proprio... Ti apri senza alcun comando. E cosa c'è qua sotto? Catacombe di... È proprio un'altra zona. Wow ragazzi. Cioè qui si continua. E io ancora... Ho ancora l'altra zona da controllare. Ah, salve. Non che mi aspettassi da meno, li ho anche visti da sotto in realtà. Ma tu cosa sei? Sei uno semplicemente... È diventato invisibile, questo è risorto. Perché sei diventato invisibile? Con quale abilità sei diventato invisibile? Hai recuperato anche un po' di vita? Che è invisibile, attacca proprio a cazzo. Non so se... Mi ha droppato le anime. Ah no, è quello che mi ha droppato le anime.
E tu? Anche tu? Amo frammenti, perché li ho acquistate? Non lo so. Valeva la pena andare avanti? Ma era un altro quel tipo o è respawnato? E mi ha ritroppato le anime? Non credo. Biletto di Cartus, che cazzo farebbe? Eccolo qua. Resina, ah, sanguina. Sanguina. Tu ti trasformi, lo so che ti trasformi. Tu sei un'inculata là sopra. Io non avanzo. Non è un'inculata grossa come una casa, ragazzi. Ti sei trasformato. È bello vedere che non si trasformano del tutto. Cioè, non hanno tutti le ossa. Stavo dicendo gli organi, ma... che cazzo di organi vuoi che abbiano? Vedi, quello lì ne manca un braccio. Il radio e la urna, a quanto pare, ti mancano. Non ho notato, ok, me le hanno droppate. Però i teschi rimangono. Beh, rimangono anche le altre volte. Sì, l'avevo intuito, dove tu fossi un arciere, bello. In quanti mi vengono a fare il culo qui? Uno solo? No, non ci credo. Senza testa. Bello notare questo, eh? Si protegge. Carino. Sta caricando il colpo. Ed è morto? Ma che cazzo? Arciere, sei tornato di qui? Ah. Bastardo che sei. Non ti faccio trasformare, cioè. Tra parentesi, non l'ho ucciso, non ho sentito le anime. Di questo sì. Vedi. Alcuni sopravvivono a una morte. Ora le ho ucciso. Uno! Eri tu che eri sopravvissuto. Ti eri solo smembrato, ma avevi quella poca vita. Dove sto andando? Quante vie, quante posti. Perché qui c'è un buco? No, non ho alcun motivo. Basta, 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 raga. Sono andato avanti, ma devo tornare indietro io. Uno, perché ho i tizzoni dei signori, che adesso leggiamo anche. E due, perché ho 46.000 anime. E tre, perché vorrei farmare e farmi evocare da questo tipo qui. Perché ho visto che mi ha dato 16.000 anime. E ragazzi, 16.000 anime. Non sono mica poche. Anche se mi faccio evocare, tipo, me ne daranno 4.000. Anche se l'anello ha fatto il suo dovere, eh. Tizioni lasciati dai guardiani dell'abisso. Se i signori rifiutano di tornare sui propri troni, che lo facciano come tizioni. Fantastico! I guardiani dell'abisso hanno giurato sul sangue di lupo che li unisce il loro mandato come signori. Interessante. Quindi se io facevo parte nel patto dei lupi, mi attaccavano? Forse sì. Forse sai cosa succedeva? Mi attaccavano quelli con gli occhi rossi. Potrebbe essere. Ma noi andiamo a posare questi. Immagino di... devo... no? Eravate voi. Legge incisione. Ok, eravate voi, ma come da davanti? Ecco, offri tizioni di un signore. Fantastici. E guardateli. Cioè, sono le loro teste. Ora? Cos'hai da dirmi tu? Pessimista del cazzo. You offed the lords of Cinder. The Undead Legion. Sì. So that's how they're delivered to their thrones. Sì, da morto. anch'io riso. I pity the sorry souls. Is that really Lordship's last reward? Alla fine devono essere vincolati. Lui è disperato. Qualunque cosa succeda, per lui è la fine. Non lo so. Ah.
I failed to thank you. Mi dai qualcosa? Anello di Farron. Che cazzo c'entri tu? Cosa? I pity the sorry souls. Ripete la stessa cosa. Oh, salve amico! Arrivo subito da lei. Prima fatemi leggere l'anello del farro. Riduce il consumo di pio. Sì e no. Ciao! Ah, I know you. Been some time. Sì, un po'. I just dropped in to see how she's getting on. Penso bene. Now, what are you playing at with this circus? Anime. This cesspool of doddering old folk and degenerates. Qualcuno è malvagio di sicuro. She must fit in perfectly here. Mio Dio, ma tu gli vuoi bene o male? This place is a cesspool of doddering old folk and degenerates. Sì, l'hai già detto. Couldn't hope for better. Ok, niente. Non dici nulla di nuovo. Ma non capisco, veramente. Ti vuole così male il tipo? Oh, Champion of Art, do you wish to hear a tale? Una storia in che senso? No, in my home of Karim, I would be pleased to share the tales of Miracle, though to be honest. Ah, le storie dei. Have a pleasant journey, champion. Intende le storie dei miracoli, perché mi insegna le storie con i miei. Cioè, mi insegna i miracoli con le storie. Tu mi dici un cazzo? No, sempre il solito Tom. Ok. Elmo della Legione di Non Morti. Ma la vendevi anche prima? Non è che mi vendi le armature dei boss? Giurarono sul sangue di... Sempre quello che ho detto. Combattendo una guerra senza fine con i suoi abonini. Ok. Ok. Ah, so. Ah, via. Sì, sì, cazzo. Allora, spadone a cavaliere lupo. Che è quella infuocata? Guardala. 18 forza. I danni. Il dolore. Ah no, aspetta. Che anima vuoi? Ah, è sempre del sangue di lupo. Questo è lo spadone, immagino. Spadone. È spadone di Farron. Però questo c'ha pugnale. No. Cioè, deve avere un attacco unico. È un dual winding, poi. Adoro. Cavoli! 20.000 anime. Aia. 20.000 anime. Questa è una dura. Aha, so. È una dura lotta. Il problema è che con questa mi serve un mucchio di forza. Che io non ho. Questa sarebbe perfetta per Quality. Ma il mio personaggio è tutto destrezza. Thank you.
Allora ragazzi, come avete potuto vedere, questa è una perfetta arma di farming. Con l'anello per le anime in più ci dà, ero 56.000 per effetti, quindi ci dà, oh, ah no, pensavo a un oggetto, scusate, ci dà 4.950 anime, che non sono poche, considerando che ognuno di questi praticamente ce ne dà 130, e in due questo boss è di una facilità enorme. Questo che perché basta uno con lo scudo davanti, come vi ho appena fatto vedere, e l'altro che gli fa i backstab da dietro. Adesso, quel che vi ho fatto vedere erano due scarsoni a quanto pare, perché il primo non gli faceva un backstab, io continuavo a farmi attaccare e a stare con lo scudo, ma lui non gli faceva un cacchio, aveva molta paura di morire probabilmente. L'altro, il terzo, era morto prima. Alla fine ho fatto io tutto di scudo e backstab e ho vinto praticamente. Comunque in due ce la si fa tranquillamente, qui mi evocano un po' più difficilmente, probabilmente perché c'è tanta ci sono tante persone, o io... Sì, probabilmente ho troppe anime, perché non vedo neanche i segni degli altri. Perché ormai sto farmando ogni area. Non mi fa neanche vedere il level che quest'anno sia in Dark Souls 3 vada a livello, no, e non ad anime raccolte, non credo. Comunque è già due volte che lo sto facendo, lo farò ancora un paio di volte, poi vedrò la mia scelta finale per le due decisioni.